Ciao a tutti, allora come leggete ci riprovo con i video outfit o non lo so, vediamo come va. Oggi questa volta l'ho fatto alla buona perché mi sono arrangiata e l'ho fatto alla fine, mi ha aiutato a farle mia mamma, quindi accontentatevi. però insomma dovrebbe capirsi abbastanza bene, altrimenti datemi qualche suggerimento per i prossimi se ci saranno. E mi piace iniziare così, insomma, perché vi mostro anche in dettaglio i prodotti trucco che ho usato, come vi dirò poi sul video. E che dire, mi sono vestita così per uscire una sera con i miei amici, nulla di impegnativo. C'era la notte bianca qui vicino nella zona e siamo andati a fare un giretto così, giusto per vedere. Poi c'erano anche i negozi aperti, quindi abbiamo spulciato un po' qualche negozio. Per la prima volta dopo un sacco di tempo non mi sono messa il fondotinta, ci ho provato, ho detto, visto che mi è migliorata un po' la pelle, non avevo voglia di metterlo perché fa un po' caldo, cioè afa, ho provato a sistemare la pelle, il viso un po' con la terra. E io uso questa, la vedete sempre, la Sun Shimmer di Rimmel, ce l'ho da un bel po' ed è la numero 003 Sun Queen, però mi piace parecchio perché intanto ha un buon profumo estivo e poi insomma non mi ha mai fatto reazioni sul viso, quindi è ancora buona. Bisogna stare attenti un po' a modularla sul viso, però non è male. Come blush ho usato le perle di questa marca che ho acquistato al Cosmo, Prof. Isabelle Dupont, e sono molto molto luminose. Sugli occhi ho fatto una cosa velocissima, proprio giusto per, quasi ho grattato tutti gli ombretti con le unghie. Comunque ho applicato questo ombretto qui velocemente con questo pennellone qui, e sulle ciglia ho usato il mascara di Essence, che era un bel po' che non usavo, e sì, non è male, mi è sempre piaciuto già dall'inizio. Sulle labbra una passata veloce di questo gloss sempre del Cosmo Prof, che secondo me ha un colore strepitoso, e poi sulle labbra è come se fosse un gel, è molto 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 carino. Che dire, la borsa che ho, che vedete poi sul video, ha un sacco di anni, almeno due, e l'avevo presa quando avevano aperto i Cendem a Padova in centro. Prima non c'era, c'era solo in un centro commerciale vicino, però per me era un po' scomodo, e poi l'hanno aperto anche in centro, oltretutto è abbastanza grande, non so se qualcuna di voi è delle zone e ci va, e c'era questa borsetta carina, e siccome costava mi pare 9,90 euro ho voluto acquistarla. È multiuso perché l'ho usata con un sacco di outfit, anche con stili diversi, e trovo si abbini molto bene a questo, ma anche insomma ad altri, appunto. È molto molto versatile, poi mi piace la forma rotonda e le borchette davanti, anche se ne ho persa qualcuna, però non si nota troppo. E niente, vi lascio al resto di video, spero si comprenda in qualche modo, mi sono dovuta arrangiare da sola appunto, e spero che le prossime volte mi possa aiutare mia sorella, così magari riesco a fare un video più decente. Ecco, buon outfit. Ok, come vedete indosso questo top fluo, arancio fluo di H&M, è super super semplice, dal taglio semplicissimo dritto, con il collo tondo e le spalle larghe che scendono un pochino sul braccio, e come potete notare sul dietro è più lungo rispetto al davanti e ha il fondo un pochino arrotondato. Mi piace un sacco il colore perché fa sembrare abbronzati anche quando non si è abbronzati. Per quanto riguarda i pantaloni, ho questi jeans un po' stretti, comunque dritti, asciutti, di Camaïeu, che io ho preso appunto da Camaïeu un bel po' di tempo fa, e come vedete sono blu con una leggera slavatura sul davanti, e mi piace molto risvoltarli qui sul fondo, trovo che
che siano più carini indossati così. Ai piedi indosso le mie espadriglie di Havaianas, anche se sono super super scolorite, infatti devo andare a vedere se ne trovo un altro paio in sconto. Erano rosa shocking, ora sono rosa quasi bianco, però sono molto comode e io le trovo molto molto carine. Ok, come accessori invece indosso questo set di 4 bracciali che hanno una parte che sembra in legno, come vedete, e l'altra parte colorata, e c'è verde, giallo, azzurro e arancio, che mi riprende un po' la maglia, e io questi li avevo acquistati da Forever 21 in sconto ancora quest'inverno, e mi erano piaciuti un sacco, sono molto molto carini e poi si abbinano a parecchi outfit e parecchi colori. Poi gli altri accessori che indosso sono queste orecchine a forma di fragola che ho creato io, e mi sembrano molto molto carini, e come al solito i miei anelli e questo bracciale colorato che indosso sempre. I capelli sono bruttissimi, passiamo al trucco, che anche questo è molto molto semplice, e ho sfumato un ombretto color champagne sulla palpebra, ho messo un po' di mascara, sul viso solo un po' di terra e si vede, e sulle labbra ho un gloss rosato, poi o all'inizio o alla fine vi farò vedere bene nel dettaglio che cosa ho usato. Come borsa, secondo me la più adatta è questa qui, che io avevo acquistato un sacco di tempo fa da H&M ed è rotonda con tutte le borchiette sul davanti e la tracollina, e indossata è così, la trovo la più adatta. Questo outfit secondo me può essere perfetto anche con i sandali, però io trovo che le espadrillas si abbinino un po' meglio, almeno su di me. Eccoci qua, questo top l'ho preso perché secondo me è carino d'estate, ma va bene anche con la stagione che inizia a rinfrescarsi, quindi l'autunno, con un cardigan sopra e magari una cinturina in vita per dare un tocco di colore, ecco, e il cardigan nero ovviamente. Vi faccio rivedere tutto per quello che posso. Ecco, io spero vi sia piaciuto, spero di migliorare come sempre con questi video. Ho tentato di farlo anche con la mia videocamerina, che ancora non riesco a capire perché è un po' difficile e zooma un sacco, cioè il video di base viene molto molto zoomato, quindi dovrò trovare una situazione adeguata per farvi vedere bene tutto l'outfit. Comunque non demordo, ce la farò. E vi lascio le foto e a presto. Ciao!